Altro che semplice prestanome, e già sarebbe stato grave solo questo, per i magistrati Andrea Bonafede per il superboss latitante era molto di più, avendogli fornito un apporto di non certo secondaria importanza per mantenere la sua latitanza, ma soprattutto, anche mediante la sua presenza nel territorio, di continuare ad esercitare il ruolo direttivo nell'organizzazione mafiosa. E così, una settimana dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, ieri sera i carabinieri del Ross sono andati a Tre Fontane. A prendere anche il geometra cinquantanovenne, diventato famoso per essere stato colui che ha dato nome e identità al capo mafia, cedendogli la sua carta d'identità a quella emessa dal comune di Campobello di Mazzara. Un documento ancora di quelli in formato cartaceo a cui Bonafede ha permesso che Messina Denaro sostituisse la fotografia. Documento d'identità che ha permesso al boss di essere accettato all'ospedale a Belaiello di Mazzara dove nel 2020 fu operato. Ma Andrea Bonafede si era messo a disposizione dell'ex Primula Rossa di Cosa Nostra anche per permettergli a suo nome di avere una carta di credito acquistandogli un appartamento e due autovetture, una Fiat 500, la Giulietta sequestrata nei giorni scorsi, veicoli intestati all'anziana madre del geometro. Accogliendo la richiesta d'arresto avanzata dal PM Andrea Padova della DDA di Palermo per il GIP Alfredo Montalto, il geometra Bonafede è un bugiardo: essendo stato una persona pienamente inserita in Cosa Nostra, o meglio ancora così come lo ha definito il giudice nella sua ordinanza di arresto, un uomo d'onore a tutti gli effetti, ancorché affiliato alla mafia in maniera verosimilmente riservata. In particolare non poteva essere credibile, secondo i magistrati, che il latitante, notoriamente più pericoloso e più ricercato d'Italia, che pure, come dimostrato dalle innumerevoli indagini di questi anni finalizzate alla sua cattura, ha potuto sempre disporre di un'attentissima ed ampia cerchia di soggetti che gli hanno consentito di proseguire la sua latitanza e nel contempo le sue attività di direzione dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, quantomeno nell'intera provincia di Trapani, si sia ad un certo punto affidato ad un soggetto occasionalmente incontrato, non affiliato. E che non vedeva da moltissimi anni per coprire la sua identità, soprattutto nel momento in cui aveva necessità di entrare in contatto con strutture pubbliche e sanitarie con conseguente elevato rischio di essere individuato, come in effetti è poi avvenuto il 16 gennaio scorso, oltre che per acquistare l'immobile, dove per un periodo di almeno sei mesi, fino all'arresto, ha dimorato. Quindi la Procura non crede alla versione di Bonafede che ha detto di aver incontrato Messina Denaro solo pochi mesi fa. Intanto, su un altro fronte dell'indagine legata all'arresto del super boss, è stato sentito dagli inquirenti il titolare della concessionaria di auto di Palermo dalla quale il boss Matteo Messina Denaro un anno fa comprò l'Alfa Romeo Giulietta con la quale si spostava abitualmente durante la latitanza. Il commerciante, vista le foto del capo mafia sui media e riconosciuto il volto dell'acquirente, ha confermato che sì, la macchina fu acquistata personalmente dal padrino e non in contanti ma con pagamenti tracciabili, quindi evidentemente con assegno bonifici auto che come detto sarebbe poi stata intestata alla madre di Bonafede. Nel frattempo prosegue a Campobello di Mazzara la caccia ad altri possibili bunker segreti del boss. I carabinieri attraverso l'utilizzo di GeoRadar stanno scandagliando diverse abitazioni del paese, tra le quali quelle di Antonio Luppino, figlio di Giovanni l'insospettabile, che lunedì 16 ha accompagnato in auto il capomafia alla clinica in cui poi entrambi sono stati arrestati. In un'area all'aperto adibita a parcheggio di proprietà di Luppino era nascosta la Giulietta, usata dal capomafia per i suoi spostamenti e ritrovata dalla polizia. Il figlio dell'autista del boss, già sentito dagli inquirenti, non sarebbe indagato e ha detto di credere alla versione del padre, il quale agli inquirenti ha dichiarato di non sapere che colui che accompagnava in clinica fosse il boss Matteo Messina Denaro. E mentre continuano gli interrogatori di persone che si ritiene possano avere favorito la latitanza di Messina Denaro, sotto i riflettori anche gli affiliati alle logge massoniche trapanesi, sia di quelle regolari che di quelle che si considerano deviate al servizio della mafia, continua la lotta serrata della Procura di Palermo, diretta da Maurizio De Lucia, nei confronti di Cosa Nostra. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno arrestato sette persone con le accuse di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori è finita in particolare la famiglia mafiosa di Rocca Mezzomorreale, i suoi vertici già condannati in via definitiva e tornati liberi dopo aver scontato la pena. In cella sono finiti anche uomini d'onore riservati, sfuggiti finora alle indagini, che sarebbero stati chiamati in azione solo in momenti di criticità per la Cosca. Per cinque indagati è stato disposto al carcere, per due i domiciliari. L'operazione condotta tra Riesi nel Nisseno e Rimini ha consentito di smantellare una famiglia mafiosa considerata costola del mandamento palermitano di Pagliarelli, confermando ancora una volta le storiche figure di Vertice, già in passato protagoniste di episodi rilevantissimi per la vita dell'associazione mafiosa, come la gestione del viaggio a Marsiglia del boss Bernardo Provenzano per sottoporsi a cure mediche o alla tenuta dei contatti con l'ex latitante trapanese Matteo Messina Denaro. Le indagini hanno anche sventato l'omicidio di un architetto che secondo i boss aveva commesso alcune mancanze verso il clan.